Dimenticate i classici incontri letterari. Da oggi la narrazione si trasforma in rappresentazione, grazie ai nomadi di parole. Ci troviamo questa sera alla Nadima Bistrò di Milano, non per la presentazione, bensì per la rappresentazione di un libro. Il libro questa sera è Eva nella mela di Eva Massari e a portarlo in scena saranno i nomadi di parole. È bene chiarire, fin dall'inizio, che ogni donna ha il suo uomo X. E ogni donna ha pensato almeno una volta di non poter sopravvivere senza la sua presenza. Perché in fondo voi amate l'uomo X. L'uomo X ha lo stesso impatto di un treno che entra in galleria. Veloce, rumoroso e destabilizzante. L'uomo X è così veloce da non accorgervi che siete passate da leggermente interessate a completamente innamorate in un nanosecondo. Mi trovo in compagnia dei nomadi di parole che questa sera porteranno in scena Eva nella mela di Eva Massari. Chiediamo ad Alice, una delle fondatrici di Nomadi di Parole, come mai l'idea di portare in scena i libri, di teatralizzarli, insomma? Perché volevamo creare una nuova formula di presentazione. Infatti noi parliamo di rappresentazione. Secondo noi, rappresentando un libro lo si fa vivere e quindi si crea un'empatia maggiore con la storia del romanzo. Di conseguenza c'è proprio un incontro diretto, vivo, con il pubblico. Noi infatti diciamo che un libro vale la pena viverlo ancora prima che leggerlo. Magari pensate, o almeno sospettate, che l'uomo che vi sta di fronte, in questo caso sono sempre io, l'uomo X, ma anche l'uomo che vi sta seduto di fianco, per cui lui sulla porta, lui là nell'angolo, ecco, tutti loro, tutti noi, siamo degli emeriti stronzi. Ma voi sarete sempre super arci straconvinte che prima o poi ci cambierete. Sono qui con l'autrice del libro Eva nella mela, Eva Massari. Eva, questo libro è molto ironico sui rapporti uomo-donna. Da dove hai trovato ispirazione? Da tue personali esperienze? Da esperienze di amici, conoscenti? C'è molto di mio in questo libro. Ovviamente non dirò mai quali parti riguardano me. Ma devo dire che in gran parte si è scritto da solo, perché in seguito alla mia esperienza, alla mia permanenza sui social, devo dire, le donne si raccontano molto, tendono a raccontare anche particolari molto intimi. Anche troppo, forse. A volte anche troppo, assolutamente. Quindi in realtà si è trattato di raccogliere delle esperienze vere di vita vissuta. Io penso che James Cameron, che era lo sceneggiatore del Titanic, abbia scritto questo dialogo apposta per me. E per tutti i miei tentativi disperati di tenermi vicino qualcuno che non mi vuole. Già, perché è tempo di uscire dalla casa delle bambole, guardare in faccia la realtà. Perché chi non ti vuole, io non sopporto chi dice che chi non ti vuole non ti merita. Perché chi non ti vuole e basta. E non ci sono né Cristi, né Santi, né Madonna in paradiso. Lei mi dice, sottile sillogismo, sei la donna che ogni uomo vorrebbe. Tu non mi vuoi allora? Sì? Cioè no? Io di te potrei davvero innamorarmi, la cosa mi spaventa. Allora accendiamo la luce così il lupo scappa e la paura passa. E poi mi dice, tu sei una donna di serie A. Grazie. Io sono di serie Z. E tu ti meriti di meglio. Quello che mi è piaciuto molto del tuo libro è che alla fine di ogni capitolo c'è una canzone che riporta, cioè che ricorda effettivamente quello che tu hai trattato nel capitolo. Come mai questa scelta? Perché io sono una grandissima romantica e quindi ad ogni momento della mia vita associo una canzone, di solito anche molto tragica nei momenti di depressione amorosa, e quindi mi è sembrato proprio naturale ripercorrere, riproporre questo, il percorso musicale che c'è stato nella stesura del libro, regalando ai lettori i titoli delle canzoni che mi hanno accompagnato. L'InStyle termina qui. Vi ricordo che potete rivedere le nostre puntate su livemilano.it. Vi do appuntamento a venerdì prossimo alle 18:15 sempre su 7 Gold. Un saluto dalla vostra Laura Testini.